Uè, bella a tutti ragazzi! Prima di andare a vedere il video, voglio ricordarvi che oggi è uscito il nuovo gusto di Level Up, Shiny Fox, un mix tra lime e caramelle gommose alla pesca. Un sapore incredibile, unico, una novità da assaggiare. E con il codice XIUDERONE sul sito di Level Up, che trovate qui sotto nei commenti, potrete avere uno sconto del 25% su tutto. Ma andiamo a provarlo. Mezzo litro d'acqua, un misurino di prodotto. Shake, 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 shake. E il nostro Shiny Fox è pronto. Buonissimo! Shiny Fox, nuovo gusto di Level Up, la bevanda fatta dai gamer per i gamer. E allora ragazzi, la nuova stagione di Clash Royale è arrivata da pochissime ore e si intitola La cucina del boia. Nuova stagione, ingredienti per un'ottima stagione, un libro delle carte raro gratuito, una nuova arena, provocazioni del boia, modifiche di bilanciamento. Tanta tanta roba ragazzi per questa nuova season di Clash Royale che volevo vivere insieme a voi, perlomeno scoprirla in questo brevissimo video. Risultati della stagione precedente non è andato proprio benissimo perché abbiamo giocato un pochettino di più a Fortnite e a Fall Guys, però ovviamente il boia è potenziato ragazzi, lo potete utilizzare al massimo a livello 13 per tutti. Intanto ci danno delle carte e direi di andare a riscuotere qualche premio extra. Intanto il deposito bonus era 1000 e possiamo riscuotere altri 1000 per la ricompensa gratuita. Il Pass Royale lo acquisteremo seriamente. Allora, se passiamo i 2500 like a questo video, io shoppo il Pass Royale e riporto un pochettino di Clash. Lo vediamo, fatemi vedere voi, fatemi vedere voi. Abbiamo anche il nuovo evento, ma prima andiamo ad aprirci intanto le 250, i 250 jolly che, essendo già al massimo, mi hanno dato del gold extra. Un gettone epico, non male. 25 jolly rari, questo ci mette un po' di più ad andare al top. 5000 di gold, altri 25 gettoni, molto bene, 25 jolly, scusatemi. Una carta comune, 5 jolly epici che utilizzerei per potenziare la poison e per adesso ci siamo. Un'occhiatina allo shop, beh, 25 gemme cosa fai? Non le prendi. Shoppiamo anche la trivella goblin che mi serve in un altro deck che sto utilizzando. Intanto qui siamo nella guerra del clan, c'è già qualcuno che sta recuperando il pass battaglia, poi scambieremo ovviamente, vediamo se ci sono delle trivelle da scambiare. Niente di interessante, intanto mi fulmino i 500, guarda quanti, mi fulmino intanto i 500, guarda quanti ce ne sono, oh mamma mia, prendi tutto, prendi tutto. E qua chiedono, sì, qua chiedono la trivella, guarda, ale, nessun altro? Ok, diciamo che abbiamo fatto God. Chiediamo gli arcieri pirotecnici e andiamo a vedere, dai, facciamoci un giro ragazzi nella sfida strategica del boia assieme. Che bella la schermata. Io vado con i 5 sgherri, i maiali. Mi prendo la consegna, mi prendo le guardie. Not bad. Molto bella anche l'arena contro Jaguar degli Ice Bali. Potremmo fare subito un attacco così, maiali splittati. Vanno tutti e quattro sulla torre, incredibile, sulla capanna goblin. Guarda come se la mangiano, se la sono mangiata. Se la sono mangiata, se la sono mangiata. Bombarolo, spiritello del fuego. Direi per adesso tutto nella norma. Giocherei una lapide centrale. Dentro così con la lapidina. Lui ha preferito andare con il barile d'ossa. Questo mi permette di poter giocare dietro le guardie e pensare al primo attacco. Attenzione, gigante di elisir per golem di elisir per lui. E gioca il boia.
Andiamo col Drago Inferno intanto. Vediamo se il bombarolo aiuta anche. Perfetto. L'attacco sulla torre di destra e il bombarolo da dietro completamente libero. Qui io andrei di nuovo con le reclute royale. Attenzione, tre reclute che vanno a mangiarsi il suo boia, altre tre sulla line destra. In realtà ne è rimasta una sola. Vediamo come lo vuole supportare. Vado ancora col Drago Inferno e il bombarolo dietro. Non facciamo nulla, non facciamo nulla. Forza bombarolo, forza bombarolo. Forza bombarolo, forza bombarolo. Pericolosissimo quel boia sugli sgherri. Pericolosissimo, sì. Pensavo non venissero loccati, invece non c'è stato nulla da fare. 1926 la mia torre di destra, 1946 la sua in alto a destra. Capanna Goblin. Ancora le reclute. Ancora le reclute. Non abbiamo un attacco potente. Dobbiamo cercare di supportare le reclute royale. Proviamo con una lapide. Bombarolo. E andiamo con i maiali adesso. Andiamo, 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 andiamo. Vorrei giocare ancora una fila di reclute che mi permettono di un'eventuale nuova ripartenza per giocare i porcelli. Attenzione, perché non si può fare. Difficilissima come giocata qui. Lapide davanti. Bombarolo un pochettino più indietro. Andiamo, 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 andiamo. Di nuovo le reclute. E io qua potrei andare veramente a spingere forte, a spingere forte. Vai, vai, spingiamo, 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 spingiamo. Spingiamo con i maialini, spingiamo con i maialini che vanno a mangiarsi la torre di destra. Piano piano mi ero perso un attimino la mia torre di sinistra. Serve una lapide per deviare. 3,83 la tower. Potrebbe andare tutto. Peccato, peccato. Ne farei un'altra. Ne farei un'altra prima di salutarvi. Dentro così, dentro così. Mini pecca. Sgherri. La princess, pericolo. Il gigante. Facciamo una prova, facciamo una prova. Oh ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti come vi sembra questa season di Clash. Mi raccomando, sono curioso di sapere se vale la pena oppure no. Gigante anche per me. Lui gioca il mastino lavico. Attenzione, perché le carte sono interessanti, ma questo è pericoloso. Verrà spinto il mastino. Fulmine in difesa obbligato. Riusciamo infatti a counterare bene. La princess non subisce danno. Questo potrebbe permettermi un nuovo attacco. Andrei con l'ariete da battaglia per evitare che le guardie possano andare a dar fastidio. Purtroppo impatta la fuorilegge. Non voglio che agganci. Perfetto, non ha agganciato la princess. Princess ancora salva, princess ancora salva. Che va dal... Ah, peccato sul cannone a rotaia. Scusatemi, sul cannone a rotelle. Cannone a rotaia è un'altra cosa. Piano, lasciamola un attimo sul ponte. La sua truppa. E il mega sgherro lo lasciamo andare avanti. Un attacco. Un attacco solo. Allora. Qui serve una princess completamente sull'angolo di sinistra. Appena lui gioca la mongolfiera, che non gioca, attenzione. Com'è possibile? La fa... Bella giocata. Ok, siamo riusciti a fermare. Oh my god, che difesa. Oh my god, che difesa, ragazzi. Siamo riusciti a counterare benissimo mongolfiere e mastino lavico. E con il nostro ariete da battaglia abbiamo fatto sui disastri. Io metterei un arco che comincia a fermare le truppe
nel momento in cui si avvicino troppo. Lui qua giustamente sta aspettando e io qua andrei nuovamente col fulmine. Perfetto, prendiamola, fantastico. È una buona difesa, spingiamo con l'ariete. Spingiamo con l'ariete, la difesa è veramente buona. L'importante è che la Princess non venga loccata. Possiamo giocare anche con la seconda Princess che darà un supporto notevole. E il mini pecca davanti per evitare come sempre che si subiscano danni inutili. Il Giant davanti per tappare tutto. 6 secondi alla fine. 2, 1, let's go! Andiamo a chiudere allora questa partita. Ci può stare una vittoria, una sconfitta. Andiamo a prenderci solamente la nostra ricompensa, un gettone epico. E allora ragazzi, io spero che questo video di Clash Royale vi sia piaciuto. Ovviamente scrivetemi qui sotto i vostri commenti, vi mando un abbraccio grande, noi ci vediamo al vlog di domani. Ciao!